Buonasera, benvenuti a un altro appuntamento della rassegna L'alternativa nella storia. Questa sera parleremo di storia del capitalismo con tre importanti ospiti, di cui per ora ne vedete solo uno perché stiamo avendo nel backstage qualche problema tecnico, ma ci raggiungeranno a breve. E ne approfitto subito per ringraziare chi ha organizzato questi incontri e chi mi ha aiutato in particolare nell'organizzare questo. E ringrazio innanzitutto il primo ospite che vedete qui, il professor Jean-Paul Fitoussi, che è docente all'Istituto di Studi Politici di Parigi Sciences Po, e dal 1989 presiede l'Osservatorio francese sulle congiunture economiche. Segnalo in particolare il suo ultimo libro, che si intitola La neolingua dell'economia, edito in Italia per Einaudi. E ne approfitto anche per ringraziarlo, per aver, accettato, insomma, di partecipare a questo incontro, usando la lingua italiana. E in attesa di presentare gli altri due ospiti quando arriveranno, introduco subito il tema di questa puntata che, appunto, come abbiamo detto, è la genealogia del capitalismo, la storia del capitalismo. Perché una storia del capitalismo? Beh, il capitalismo oggi è sinonimo di economia, e quindi in ultima istanza di natura umana. È percepito come qualcosa di assoluto, come qualcosa di inevitabile, come il destino, dell'evoluzione della storia a cui siamo arrivati. E esso infatti si nutre, almeno nel suo lato ideologico, della propria assolutizzazione e destoricizzazione. L'uomo è da sempre comunque un massimizzatore di profitto e la proprietà è per ogni società che voglia dirsi civile un diritto inalienabile. Ma se guardiamo alla storia, ci rendiamo conto che in realtà la diffusione globale del sistema capitalistico, così come la sua intersezione con altre forme di dominio, è il prodotto di processi storici determinati e in realtà anche piuttosto recenti, quantomeno se consideriamo la vicenda umana nel suo complesso. E infatti diversi studiosi hanno indicato tempi e modalità diverse dell'inizio del capitalismo, oltre che alla pluralità delle sue varianti, quindi lungi da essere un fenomeno monolitico e granitico, alcuni studiosi ne hanno evidenziato diverse varianti. E quindi lo scopo di stasera è un po' di mettere in prospettiva il sistema capitalistico, ragionando un po' su vari aspetti, dalla sua genesi al suo sviluppo e una sua possibile, ipotetica, probabile fine. E io comincio subito in realtà con una domanda che sarà poi per tutti gli ospiti, ma rivolgo qui in particolare al professor Fitoussi, una domanda in realtà che sembra abbastanza enorme, ovvero che cos'è il capitalismo? Perché questa domanda? Perché quando si parla di capitalismo molto spesso ci si rende conto che non tutti sanno veramente di cosa si sta parlando. Ma soprattutto molto spesso sembra non esserci neanche concordia su cosa sia il capitalismo. E quindi che cos'è il capitalismo e se esiste, anche se vogliamo, correlata a questa domanda, se ha voglia di rispondere, se esiste un solo capitalismo o ce ne sono vari? Bene, direi che il capitalismo è la proprietà dei mezzi di produzione. Questa proprietà può essere privata o pubblica. Abbiamo visto così un capitalismo cinese, un capitalismo russo, ma anche un capitalismo dove i mezzi di produzione sono proprietà dei privati. Dunque, questo è il punto importante. Ma perché un sistema capitalista funziona, c'è bisogno della proprietà dei mezzi di produzione e di quello che si chiama le libertà economiche.
Libertà economica è quello che consentono a una persona di passare un mercato senza riferire a un'autorità superiore. Ma non significa che le libertà economiche vanno pari passù con le libertà politiche. Possiamo avere le libertà politiche solamente in certi regimi politici, ma in altri possiamo avere solamente la proprietà, le libertà economiche. Faccio un esempio. C'era un dibattito su qual è il regime politico il più favorevole alla crescita. E certi autori, parlo di Robert Barrot, hanno risposto che questo è un forma di capitalismo che è in mezzo del cammino tra la democrazia e la libertà. No, è il mercato. Tra democrazia e il mercato. E prendeva come esempio di un capitalismo succevole, che era il capitalismo del Cile, dove diceva il grado di libertà politiche è un mezzo, non uno come nelle nostre democrazie. Secondo punto per rispondere alla sua seconda domanda, no, c'è una pluralità di capitalismo. Perché? Perché un capitalismo non è un'abstrazione che nasce nell'aria, nasce in un paese, dunque nasce con le caratteristiche di questo paese, della popolazione di questo paese, delle istituzioni di questo paese. Non si è mai incontrato un capitalismo che non era ancorato in un paese. Dunque significa che l'antropologia del paese va ad avere un'influenza sulla forma del capitalismo. Per esempio, il capitalismo italiano non è lo stesso del capitalismo francese, che non è lo stesso del capitalismo, del Regno Unito o degli Stati Uniti o della Germania. Ogni paese ha il suo proprio capitalismo e sono delle generalità e delle astrazioni di parlare di un capitalismo come un sistema unico. E se vogliamo vedere tutte le forme di capitalismo, possiamo ragionare su due assi. Il primo asso è di mettere da un lato il capitalismo e dall'altro il regime politico. Significa che c'è come si dice? Un eventail, un arcobaleno di capitalismo. E se ci avviciniamo del capitalismo puro, lo Stato sparisce. E la ragione perché si è sviluppato come teoria della politica economica la teoria detta delle hands off policy, dove lo Stato non mette le mani nel gioco economico e lascia fare il capitalismo.
Questo è un'estremità. L'altro estremità è che è lo Stato, che all'altro all'altro limite del spettro. Dunque lo Stato può, come abbiamo visto con la Cina, essere proprietario di tutto, incluso la gente, come si vede anche in certi paesi, no? Ma le forme che noi vediamo del capitalismo sono delle forme intermediarie, perché non c'è mai esistito un capitalismo senza Stato e non c'è mai esistito un Stato senza mercato. Dunque, bisogna capire che secondo le circostanze esterne e secondo le fasi storiche, il capitalismo si muove in questo spettro tra lo Stato e il capitalismo puro. E, per esempio, siamo passati in pochi mesi da un capitalismo, da un sistema che era piuttosto verso la forma estrema del capitalismo, hands-off policy, con le regole europee, per esempio, l'assenza di sovranità dello Stato, che non può avere la politica monetaria, la politica del cambio, la politica industriale, la politica budgetaria, e dunque che è importante per rendere potente il capitalismo. Siamo passati di questo Stato a un Stato esattamente il rovescio. Il capitalismo oggi, dopo il Covid, si è avvicinato dello Stato, perché lo Stato si è rivelato assolutamente necessario per la salvaguardia del sistema. Non so se si capisce. C'è un altro asso che può consentire a definire il capitalismo è l'asso tra la democrazia e il mercato e tra i due principi di uguaglianza che determinano queste due istituzioni. La democrazia è un principio d'uguaglianza totale, una persona, un voto. Il capitalismo e il mercato è un principio di disuguaglianza assoluta. Un euro, una voto, un voto. Dunque, più la persona di euro e più vota. E questo in certi casi può somigliare alla situazione in cui viviamo oggi, con questa enorme disuguaglianza di ricchezza tra 9 persone che possiedono la metà del mondo e il resto dell'umanità. Dunque siamo già in un sistema che non è più veramente democrazia alla scala del mondo. In Europa è un po' intermediario, perché non abbiamo potuto andare fino all'estremità dove gli Stati Uniti sono andati del loro capitalismo, della disuguaglianza, del loro capitalismo contrario alla democrazia. Per esempio, una legge che Barack Obama ha fatto passare è che la possibilità del finanziamento politico, no, economico, dalle imprese
delle campagne elettorali senza limite, questo è una cosa contro la democrazia. Dunque siamo in un periodo particolare dove da un lato, quando si bada alla sicurezza della gente, bisogna che lo Stato sia qui, bisogna che c'è la disoccupazione parziale e non totale, bisogna che sono i sussidi alle imprese, dunque è un capitalismo su tanta ossigeno, come diceva Schumpeter. Ma siamo sul lato della democrazia a un momento dove, del regime politico, a un momento non è più chiaro che la democrazia sarà, rimanerà il sistema vincente della guerra tra il totalitarismo e la democrazia. Non so se ho risposto, troppo lungo. Certo, no, perfetto. Grazie mille per la sua risposta. Intanto vedo che si è unito a noi per fortuna il professor Francesco Boldizzoni. Buongiorno. Buonasera. Buonasera. La presento, visto che non ho aspettato a presentare gli ospiti, perché appunto sperando che sarebbero arrivati man mano. Per chi ci sta seguendo, il professor Francesco Boldizzoni è uno storico economico ed è professore di scienze politiche presso la Norwegian University of Science and Technology. E il suo ultimo libro è Foretelling the End of Capitalism ed è uscito nel 2020 per la Harvard University Press. E grazie per essere qui, professore, e le faccio la prima domanda che è comune a tutti, ovvero che cos'è il capitalismo? Perché come ricordavo prima, ponendo la domanda al professor Fitoussi, c'è spesso confusione su che cos'è il capitalismo, e non c'è nemmeno concordia, almeno così sembra, su una sua definizione. Quindi, che cos'è il capitalismo e se vuole anche se esiste un solo capitalismo o ce ne sono vari? La parola a lei. Va bene, grazie mille. Dunque, mi scuso anzitutto per il ritardo, ma temo di aver ricevuto un link sbagliato e quindi ho avuto qualche problema di connessione. Prima di dire la mia sul capitalismo, vorrei spendere due parole su cosa il capitalismo non è. Visto che chiaramente il capitalismo ha a che fare col capitale, conviene ricordare una felice intuizione del vecchio Marx. Il capitale, diceva Marx, non è una cosa, ma un rapporto sociale fra persone mediato da cose. E questo vuol dire, tanto per cominciare, che le cose che lo mediano possono cambiare e cambiano relativamente spesso. Ma il rapporto in sé è molto più stabile. E dunque peccarono quantomeno di ingenuità quegli osservatori che, con la fine del Fordismo, l'avvento dell'età post-industriale prima e della cosiddetta economia della conoscenza, dell'informazione poi, si affrettarono a dichiarare il capitalismo una categoria obsoleta, semplicemente perché le macchine e la catena di montaggio avevano perso di importanza. E oltretutto, col solito corredo di cliché, a cominciare dal fatto che la distinzione fra destra e sinistra fosse superata, no? Alla fine delle ideologie, non certo un'idea originale. Dunque, se allora il capitalismo
è una relazione, si tratta di definire questa relazione e di capire come ha avuto inizio. Diciamo anzitutto che il capitalismo è un insieme di istituzioni, un ordine istituzionalizzato, come dicono alcuni, Nancy Fraser nello specifico, modellato da certi rapporti sociali di potere. È anzitutto un ordine economico che prevede il controllo, direi privato, dei mezzi di produzione da parte di una minoranza, e un sistema di mercato per l'allocazione dei fattori e la distribuzione del prodotto e quindi anche dei redditi. Ma allo stesso tempo è un ordine sociale caratterizzato da una cultura che una volta si chiamava acquisitiva o borghese, dominata cioè dal motivo del profitto. Due precisazioni intanto: ho parlato di controllo e non di proprietà, perché la proprietà è un caso particolare di controllo. Una corporation può essere formalmente posseduta da migliaia di azionisti, tutto sommato insignificanti, o da fondi pensione, o da altri collettori di risparmio privato. È chiaro però che chi la controlla è il management o gli investitori istituzionali, non certo i piccoli risparmiatori. Poi oggi per produzione intendiamo naturalmente non solo la produzione di beni ma anche quella di servizi. Dopotutto i servizi di Amazon e Facebook sono prodotti proprio come il cotone e l'acciaio. Quindi il capitalismo per esistere richiede a mio avviso tre condizioni. La prima è il controllo privato sui mezzi di produzione, ma questo non basta ancora a identificarlo in modo univoco. È possibile infatti trovarlo in tanti altri sistemi storici, incluso il feudalesimo. Nel capitalismo però questo controllo è accompagnato dall'esclusione di una parte maggioritaria della società dal loro utilizzo, cosa che ha ragion d'essere solo quando i mezzi tecnici iniziano a rivestire un'importanza critica nel processo di produzione, se no che senso avrebbe privare qualcuno dell'accesso alle risorse? Un esempio da manuale furono le enclosures inglesi, ma è importante notare che l'esclusione non deve per forza essere violenta, può avvenire e continua ad avvenire nella sostanza, è un fatto di opportunità sostanziali, quali che siano le libertà formali come la libertà di impresa. La seconda condizione è che quanti vengono privati dei mezzi di produzione devono avere la libertà di stipulare accordi contrattuali per vendere la propria forza lavoro. Quindi niente più corporazioni stile ancien régime, tanto per intenderci. Il che ci dice qualcosa sulla natura del nesso fra capitalismo ed economia di mercato, che non sono sinonimi, ma hanno certamente un certo grado, direi, di interdipendenza funzionale. La rottura del legame tra il lavoro umano e i suoi mezzi di sussistenza spinge gli individui verso il mercato, e allo stesso tempo il mercato, che diventa il meccanismo di allocazione del lavoro, trasforma quegli stessi esseri umani in merci utili al sistema. Terza e ultima condizione, la produzione deve essere orientata allo scambio e al profitto piuttosto che essere utilizzata per il soddisfacimento dei bisogni.
E questo ha richiesto un certo mutamento culturale. Sappiamo bene come la diffusione di un atteggiamento positivo verso l'acquisizione di ricchezza, la formazione di una mentalità borghese così via, siano stati spiegati in vario modo da Weber e Sombart in poi, con teorie che non è il caso di riepilogare qui. Dunque, la compresenza di queste tre condizioni, lungi dall'essere un fatto di natura, è una circostanza storica altamente specifica. Certo, negli anni della fine della storia, tra la caduta del muro di Berlino e la crisi del 2008, per intenderci, andava di moda dipingere il capitalismo come qualche cosa che esisteva fin dai tempi di Adamo ed Eva. Se prendete la Cambridge History of Capitalism, che fu curata da due economisti americani, se me lo passate, abbastanza ignoranti, trovate un capitolo su Babilonia nel primo millennio avanti Cristo. E non è difficile imbattersi in lavori che vi raccontano come il capitalismo fosse presente nella Cina Ming e via discorrendo. Dunque, il fondamento di questa operazione, di queste operazioni, è l'idea che ovunque nella storia potete trovare mercanti e mercati. Chi porta questo genere di argomentazioni, però, incorre in una confusione piuttosto grossolana fra tipo di attività economica e sistema economico, che è l'unica categoria che abbia qualche significato analitico. Ci possono benissimo essere attività orientate al profitto in un sistema non capitalistico, ma qual è il loro peso complessivo? E che impatto hanno sull'organizzazione sociale? I mercanti dell'Europa moderna, tanto per dire, erano uno sparuto gruppo di persone che vivevano ai margini della morale comune. Non a caso, quando si sentivano vicini alla morte, facevano generose donazioni alla Chiesa per ripulirsi la coscienza. Se ci spostiamo nell'Inghilterra dell'Ottocento, viceversa, vediamo come l'intera società ruotava intorno al capitale, che era detenuto da una nuova elite di imprenditori manifatturieri. I capitalisti formavano ora una classe sociale ben definita e coesa. No, davano lavoro al resto della società, compresi gli ex contadini che erano divenuti proletari urbani, ed erano in grado di influenzare le politiche del governo. Molti di loro difendevano i loro interessi sedendo in Parlamento, dove avevano ridimensionato il potere dei pari. Tra parentesi, era anche possibile comprarsi un seggio in Parlamento, come fece David Ricardo. La struttura della società, insomma, era stata rimodellata secondo l'equilibrio di potere tra i suoi due nuovi attori chiave, no? I capitalisti da una parte e i lavoratori salariati dall'altra. Ora, posto che il capitalismo e questa cosa qui, la separazione del lavoratore dai mezzi di produzione, il mercato che diventa un regime di regolazione sociale, l'orientamento al profitto, sono riconducibili ad attitudini socioculturali anch'esse storicamente determinate. Servono società fatte in un certo modo per produrre il capitalismo. E tendenzialmente mi sono fatto l'idea che si tratti di società
caratterizzate da un elevato grado di stratificazione, ossia di società gerarchiche, e allo stesso tempo di società individualistiche, in cui il contratto diviene il mezzo standard per relazionarsi con gli altri esseri umani. La compresenza di queste caratteristiche è abbastanza tipica di quelle società che chiamiamo società occidentali, e questo spiega perché il capitalismo sia nato fra Europa nordoccidentale e Nord America, per quanto sia stato poi esportato anche altrove e con relativo successo. Ma le società occidentali non è che sono tutte gerarchiche e individualistiche allo stesso modo, e figurarsi quelle non occidentali. Dunque esistono certamente diversi modelli o varietà del capitalismo. Ad esempio, in Scandinavia la stratificazione sociale è relativamente debole, mentre in Giappone, dove il capitalismo non è certo una specie autoctona, l'individualismo è pressoché assente, il che vi spiega il welfare nordico e il keiretsu giapponese. Ci ho detto, le varietà del capitalismo mostrano una certa tendenza a convergere sotto la pressione di vincoli esterni, come lo sono le istituzioni neoliberiste. Fino agli anni 60 il neoliberismo era noto soltanto, si può dire, come argomento di conversazione di alcuni signori nostalgici dell'Austria Felix, che si ritrovavano a prendere il tè sulle sponde del lago di Ginevra, ma poi divenne un ferreo sistema di regole del gioco, imposto e vigilato da gendarmi come il Fondo Monetario, la Banca Mondiale, da ultimo il WTO. È chiaro che senza una potenza egemone tutto ciò non sarebbe stato possibile. Il cavallo di Troia del neoliberismo fu l'egemonia americana, che si fece particolarmente forte e intrusiva dal colpo di Stato in Cile in poi, no? Per culminare negli anni 90. Esiste ormai una vasta e sofisticata letteratura in scienza politica, in particolare, che studia questa convergenza fra modelli di capitalismo sotto le pressioni neoliberiste, una convergenza che è innegabile. In effetti, guardate, la Francia, tradizionalmente dirigista e sindacalizzata, che oggi usa il suo dirigismo per imporre la deregolamentazione del mercato del lavoro, o la Germania, dove la codeterminazione è un lontano ricordo e i destini dell'impresa vengono decisi in borsa. Ma tuttavia, magari perché insegno in Norvegia, dove lo Stato resta proprietario di circa metà dell'economia, resto convinto che la convergenza sia possibile solo fino a un certo punto. Dopodiché si scatenano delle resistenze. E il caos politico che stiamo vivendo in questi anni, in Europa, negli Stati Uniti, un po' dappertutto, con spinte centrifughe da ogni parte, tentativi del gendarme di turno di rimettere le cose a posto, lo testimonia, credo. Per ora, comunque, mi fermerei qui, semmai ne riparliamo dopo. Grazie, professore. Allora, siamo ancora in tre, quindi nel caso abbiamo più tempo per le prossime domande. Io in realtà
Mi rivolgo ancora al professor Fitoussi con una domanda, diciamo, un po' più specifica, un po' più personalizzata, se vogliamo. E la mia domanda è questa, che insomma, abbiamo visto che il capitalismo ha un inizio e non è nulla di universale e nulla di necessario, ma a dispetto delle molte predizioni e forse anche desideri di alcuni, il capitalismo resiste, ci sono state tanti economisti, tanti storici, tanti sociologi che hanno predetto la fine del capitalismo, ma resiste. E la mia domanda a lei in particolare è questa. Che ruolo hanno in questa resistenza, che ovviamente è causata da molti fattori, che ruolo hanno meccanismi a cui di solito magari non pensiamo, come per esempio il linguaggio, nel perpetuare questa forma di economia? Non so se è chiara la domanda, nel caso la riformulo. Grazie di averla posta. Allora, direi in primo luogo che il capitalismo, ancora una volta, è una cosa molto astratta, è stata bene descritta dal professore di cui ho dimenticato il nome, ma è più giovane di me, dunque va bene. Su una forma marxista. Lei diceva, e ha ragione, perché è la migliore definizione del capitalismo che abbiamo. Non ci sono altri così potente e così convincente. La questione che lei pone è: qual è il ruolo del linguaggio nella dominazione di un'ideologia? Ma il ruolo del linguaggio nella dominazione di un'ideologia è fondamentale. Io ricordo Orwell, 1984, ma non solamente Orwell, ricordo Goebbels, che diceva alla gente: ragazzi, io non voglio che voi pensate come me, voglio impoverire il linguaggio fino al momento che non avete altra scelta che di pensare come me. E dunque questo significa che i gruppi di pressione, che la richiesta che hanno acquisti consente già a modificare le regole della democrazia, come l'abbiamo visto, perché sono già proprietario della quasi totalità dei giornali, dell'audiovisuale e di tutti i mezzi di comunicazione. Sono anche proprietario di tutti i think tank, e sono proprietario spesso delle università stesse. Dunque questo significa che loro hanno una molto più grande latitudine per fare dominare il loro linguaggio. Fare dominare il loro linguaggio perché serve il loro interesse. Non è una teoria complottista, ma tutto passa dal linguaggio. Non possiamo immaginare che si può non nominare le cose. Si deve nominare le cose. E infine, terzo punto, questo sistema che si dà come un sistema eterno, perché ha la più grande efficacia, perché tutti gli altri sistemi sono peggi,
perché quando va male è la colpa degli, diciamo, per usare un'anziana parola, sono degli operai che hanno torto perché fanno i sindacati, eccetera, eccetera. Allora, quando dicono questo, hanno come effetto di fare che la popolazione cerca un guaritore, cerca una persona che può gli dare una speranza che va al di là della disuguaglianza che domina nel capitalismo la situazione. E dunque è da questo elemento che il capitalismo può andare verso il totalitarismo, perché abbiamo visto in Europa, in Italia, in Francia, in vari paesi, la nascita di quello che si chiama le democrazie negazioni. E questo significa che la gente cerca un guaritore perché non può sopportare di essere responsabile della sua sorte quando la sua sorte è molto cattiva. Non so se ho risposto alla sua domanda, ma credo che la questione del linguaggio che ritroviamo oggi in tutte le facce della società, c'è cancel culture, c'è Me Too, eccetera, eccetera. La questione del linguaggio sta cambiando degli aspetti della vita sociale in altri elementi della società. Il rapporto tra le donne e gli uomini, per esempio, il rapporto tra le religioni e lo Stato, il rapporto tra le corporatismi, il comunitarismo e lo Stato nazionale. Dunque siamo in un momento dove la lingua evolve velocemente e cambia i rapporti. Ha già cambiato i rapporti. Adesso i rapporti tra gli uomini e le donne sono totalmente diversi di quelli che erano prima di Me Too, per esempio. Va bene. Grazie, grazie professore. Io farei a questo punto una domanda al professor Boldizzoni sulla fine del capitalismo. C'è una frase che è diventata una citazione molto usata e a volte abusata di Mark Fisher, che è più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. E come dicevo prima, abbiamo avuto molte profezie sulla fine del capitalismo, e quindi la mia domanda in realtà è: ma il capitalismo finirà? E che appunto non pretende, non vuole essere una domanda, diciamo, anche un po' retorica, nel senso, possiamo veramente pensare la fine del capitalismo? C'è stato qualcuno che l'ha pensata e ha dato delle risposte che possiamo ritenere accettabili, interessanti? O appunto l'eternità del capitalismo è qualcosa di reale? Bella la
il riferimento a quella frase, lei l'ha attribuita interessante a Mark Fisher, che a sua volta l'ha presa da Frederick Jameson, quindi questo non fa che provare la natura del tormentone in questione. Per venire dritti al nocciolo della questione, la mia risposta breve è: certo che il capitalismo finirà un giorno, così come finì il sistema schiavistico dell'antichità e finì anche il feudalesimo. Tutti i sistemi sociali prima o poi vengono meno, o meglio si trasforma in altri sistemi sociali. C'è però una fondamentale differenza nel modo in cui i sistemi sociali vivono e muoiono rispetto ai sistemi del mondo naturale. Pensate alle piante e agli animali, no? Prescindendo dalle caratteristiche genetiche di ciascuna specie, gli organismi hanno un ciclo di vita che può essere più o meno lungo in relazione all'efficienza del loro metabolismo e alle capacità di adattamento all'ambiente. Non è così invece per i sistemi sociali, perché i fattori che regolano il loro ciclo vitale, se così si può dire, non vanno ricercati al loro interno, ma al loro esterno. Si dice spesso che il capitalismo sa adattarsi, no? Che ha queste straordinarie capacità di adattamento e viene per questo lodato o temuto a seconda del punto di vista di ciascuno, ma questa espressione non ha molto senso da un punto di vista sociologico, visto che il capitalismo non è qualcosa dotato di agenzia. Il capitalismo evolve insieme alle società nelle quali è contenuto e la sua sussistenza dipende dalla sussistenza delle condizioni che l'hanno generato. Il problema quindi non è, dal mio punto di vista, se il capitalismo finirà, ma il modo in cui siamo abituati a pensare la sua fine e soprattutto cosa verrà dopo. Leviamoci intanto dalla testa che il capitalismo possa finire improvvisamente, magari con una bella crisi. La transizione dal feudalesimo al capitalismo richiese almeno 5 secoli. I sistemi sociali si sfasciano e si riformano in modo così graduale che difficilmente, se anche un uomo potesse vivere così a lungo, si accorgerebbe dei cambiamenti che avvengono sotto i suoi occhi. E cosa avverrà dopo? Nel retropensiero di molti c'è ancora l'idea che il socialismo sia l'unica alternativa al capitalismo, ma il socialismo è per molti versi, se ci pensate, un'immagine del capitalismo a contrario, no? Una specie di negativo fotografico del capitalismo ottenuto per opposizione. In questo senso siamo tutti un po' eredi del pensiero utopico. Ve la ricordate l'isola di Utopia che Thomas More aveva immaginato come una sorta di anti-Inghilterra dell'emisfero australe? Era talmente speculare rispetto all'Inghilterra del Cinquecento da avere un non fiume, no, Anider, che ricorda tanto il Tamigi. I sistemi sociali del mondo reale però evolvono nella continuità. Penso avesse ragione Ralph Dahrendorf quando denunciava molti decenni fa il mito secondo cui gli oppressi di un'epoca sono i potenziali governanti della successiva. No, faceva notare Dahrendorf, nell'esperienza storica i ceti dirigenti tendono invece a essere sostituiti da elite rivali. E ciò che successe quando
la borghesia che era emersa, no, dall'ordine sociale feudale, prese il posto dell'aristocrazia. E perciò è più realistico attendersi che questa dinamica di oppressori e oppressi si riproduca in forme nuove. Dal momento che capitale e lavoro sorsero insieme, concludeva Dahrendorf, insieme pure decadranno, o almeno ristagneranno e perderanno di importanza. È vero, la grande recessione ha segnato un punto di svolta nel modo in cui guardiamo al capitalismo. Dopo la caduta del muro di Berlino, perfino la sinistra radicale si era resa al cosiddetto realismo capitalista, e qui torna Fischer, no? E che poi è il sentimento di sconsolata rassegnazione espresso dal tormentone sulla fine del mondo. La crisi ha invece ricordato a tutti, in virtù di una strana associazione di idee che sarebbe interessante indagare, come il capitalismo sia una formazione storicamente determinata. E c'è un bel passaggio in cui un noto critico letterario inglese, Terry Eagleton, paragona questa presa di coscienza alla riscoperta dei sensi che avviene a seguito di un attacco di febbre tropicale, proprio come un attacco di febbre dengue ti rende di nuovo consapevole del tuo corpo, scrive Eagleton, così una forma di vita sociale può essere percepita per quello che è quando comincia a guastarsi. Ma questa ritrovata consapevolezza non significa che si può fare del futuro tutto ciò che si vuole. Scriveva Marx nel 18 Brumaio: gli uomini fanno la storia, ma non la fanno a loro piacimento. Non la fanno secondo modalità che si scelgono liberamente, ma sotto condizioni preesistenti che sono date e trasmesse dal passato. E l'idea di Marx che il capitalismo fosse prossimo a essere rovesciato non derivava da ipotesi eroiche circa le possibilità dell'agenzia umana, per quanto attribuisse certamente un ruolo fondamentale al proletariato e alla sua autocoscienza, ma derivava dall'adesione a una precisa filosofia della storia, una filosofia che avevo ottenuto immanentizzando la teleologia hegeliana. Marx è pur sempre un figlio dell'illuminismo, e con l'illuminismo si erano fatte strada due concezioni del progresso. Nella prima variante il progresso tende a essere illimitato, no, nella seconda invece è finalistico, è a un punto d'arrivo, ed è questa, guarda caso, la concezione del materialismo dialettico. Il mito del progresso, nelle sue due forme, dominò l'immaginario intellettuale almeno fino alla seconda guerra mondiale, quando iniziò ad essere messo in dubbio. E fra gli altri, dalla scuola di Francoforte, pensate a Benjamin, Horkheimer, Adorno. Come si poteva credere che l'umanità avanzasse dalle tenebre alla luce mentre il mondo sprofondava nell'abisso? Hitler da una parte e Stalin dall'altra. E da allora fu tutto un susseguirsi di fasi di pessimismo e fasi di ottimismo, il boom del dopoguerra e la crisi degli anni 70, la fine della storia, i terribili anni 2000 con quel mix di terrorismo, guerra,
e poi qui si aggiunse il fallimento definitivo del neoliberismo. E dovremmo dunque guardare al futuro, direi dopo esserci scrollati di dosso questa fede ecclesiastica nel progresso, in cui tanta parte del pensiero fra 8 e 900 restò in qualche modo intrappolata, no? E penso che un buon punto di partenza sia tenere distinte le dinamiche globali da quello che possiamo aspettarci accada nel centro del sistema capitalista. A livello globale non è un azzardo ipotizzare che il capitalismo subirà una contrazione. È probabile, anzi, che questo processo innescato dalla crescita di sistemi rivali sarà accelerato dal declino dell'egemonia americana. E oggi la debolezza degli Stati Uniti è sotto gli occhi di tutti. E dalla transizione a un ordine multipolare. Al di fuori dell'Occidente il capitalismo è più debole perché non è un prodotto autoctono, manca di un sostrato socioculturale che lo sostenga. I paesi che storicamente l'hanno adottato l'hanno fatto o perché costretti, o per emulazione, o per una combinazione delle due cose, pensate al Giappone. E mentre ne abbracciavano la logica, però lo trasformavano. Non dimentichiamo che il capitalismo fu portato in giro per il mondo con le cannoniere di carte, no? Dai porti commerciali delle compagnie olandesi e inglesi, si fece largo nell'entroterra dei continenti che venivano colonizzati. Una volta archiviata l'era coloniale, e anche in questo gli americani furono precursori, visto che saltarono direttamente alla fase successiva, i legami di dipendenza formale furono sostituiti da legami informali, quelli creati attraverso gli investimenti diretti esteri, i prestiti internazionali, gli accordi commerciali, quegli strumenti che associamo alla globalizzazione, altra cosa che naturale non è. E quindi col venir meno del potere occidentale sulle altre parti del mondo, le differenze fra varietà del capitalismo potrebbero tornare a farsi marcate, e ci si può inoltre attendere che le potenze non capitalistiche attualmente esistenti estenderanno la loro area di influenza, come sta già facendo la Cina. E qui divergo dall'analisi del collega in quasi tutte le direzioni, no? Dopo aver iniziato con i paesi a basso e medio reddito dell'Asia e dell'Africa, e come sta facendo anche la Russia, se seguite in questi giorni su una mappa la distribuzione dei vari vaccini anti-Covid, avrete un'idea di come sarà fatto l'assetto geopolitico del futuro. Per inciso, penso sia un errore considerare il sistema cinese come un sistema sostanzialmente o de facto capitalistico, no? Come ultimamente di moda fare, per quanto sono convinto che non si tratti neppure di un sistema socialista, ma questo sempre a proposito dell'importanza di evitare ragionamenti binari quando si ha a che fare con la ricchezza del reale, con la ricchezza delle possibilità storiche. Invece
nei paesi che formano il nucleo originario del sistema, il suo zoccolo duro. E penso che il capitalismo dovremmo tenercelo per qualche altro secolo. Ma questo non vuol dire che dovremmo tenercelo così come oggi. Ci aspetta, penso, un periodo di forte instabilità, di cui non abbiamo avuto quegli assaggi finora. Un periodo in cui il neoliberismo vive la sua agonia e si apre una sorta di interregno gramsciano, dove le cose più pazze possono accadere. Sarà uno scontro continuo fra masse radicate nei loro stati-nazione che si ribellano alla mercificazione, all'austerità, alla precarietà ed elite cosmopolitiche che le vogliono tenere sotto controllo per il loro bene, no? Come si dice. Quindi uno scontro fra volontà popolare e tecnocrazia. Come finirà? Il passato raramente offre lezioni, no? Ma se c'è una cosa che mostra con chiarezza è che i tentativi di repressione dei bisogni sociali non durano per sempre, ma prima o poi vanno a sbattere contro il limite della sostenibilità. E quando questo accadrà, francamente, io preferirei essere soccorso da uno Stato keynesiano piuttosto che da uno Stato neofascista. Grazie, professore. Ne approfitto per chiederle se ci sente un forte rumore di sottofondo quando parla, che non inficia la chiarezza del messaggio, ma c'è proprio un rumore. Se magari ha delle cuffie a portata di mano. Adesso non la sento. Adesso non sento proprio, non sentiamo proprio più la voce. Ma io avevo chiuso la... No, professor Boldizzoni, scusi, professor Boldizzoni. Non... Mi sente? Sì, la sento, ma sentiamo un rumore di sottofondo. Se magari ha delle cuffie... Non ho cuffie, ma ho staccato l'alimentatore del computer. Va bene. Credo che grazie sia la ventola di raffreddamento. Sì, ma la voce si sentiva forte e chiara, era giusto che ogni tanto aveva dei picchi. E io in realtà volevo riallacciarmi a quello che diceva appunto il professor Boldizzoni, portando in realtà una citazione un filino provocatoria, nel senso che Claudio Napoleoni, economista italiano, degli anni 70, scomparso nell'88, a una domanda dov'è la porta, cioè di un giornalista, dov'è la porta per uscire dal capitalismo, la sua risposta fu: non si tratta di uscire dal capitalismo per entrare in qualcos'altro, perché dal capitalismo non si può uscire, ma di allargare nella massima misura possibile la differenza tra società e capitalismo. E la domanda che vorrei porre a entrambi i relatori è questa: quindi ci sono, e se ci sono, quali sono i margini di intervento umano al naturale corso del capitalismo? È possibile intervenire politicamente nelle scelte economiche all'interno di una cornice di Stato nazionale e nel nostro caso nell'attuale cornice europea? Non so chi vuole rispondere per primo, in realtà è indifferente. Professor Fitoussi? Vedo che il professor Boldizzoni... Non so. No, diciamo che... non credo che sia possibile, perché il capitalismo è un rapporto sociale. Non è... solamente una cosa materiale. Dunque, come fare per, diciamo, separare la società nel sistema economico?
Questo è un'illusione, che significa che l'economia e il sociale sono delle cose diverse. Ricordo che per Marx l'uomo, l'operaio, era libero di vendere la sua forza di lavoro. Possiamo immaginare delle società libere, ma saranno così alienate che l'uomo, l'operaio è sotto Marx. Dunque io non credo che è possibile di dividere in tranche diverse il sistema in cui viviamo. Il sistema in cui viviamo è molto complesso e non si può separare né la politica, né l'economia, né la società, né la natura del sistema globale in cui viviamo. Secondo, credo che nel capitalismo che conosciamo c'è una cosa molto importante, è che lui tende sempre verso lo stesso, la stessa limite, che è quella del monopolio, hanno avuto successo i GAFA in questo, hanno raggiunto il monopolio, sono monopolisti. Come un Stato può essere monopolista di Stato? E dunque, come io credo, contrariamente a quello che dice il professore, io credo che c'è un capitalismo di Stato, che c'è stato e che ci sarà. E, il problema di dire qual è, quando sarà la fine del capitalismo, possiamo dire quanto il capitalismo diventerà un capitalismo di Stato puro. E faccio un esempio. Si parla molto della fine del lavoro. La digitalizzazione, l'intelligenza artificiale va a rarificare i posti di lavoro fino a che nessuno sussiste. Sarà la fine del lavoro. Che significa la fine del lavoro? Io non ci credo a questa tesi, ma supponiamo che è vera. Che significherebbe? Significherebbe che la gente non ha più reddito e che dunque nessun sistema potrebbe vivere in una popolazione dove la gente non ha reddito. Nessun imprenditore potrebbe sopravvivere in un tale sistema. Allora si può immaginare che uno Stato intelligente, che metterebbe a profitto la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale, potrebbe fare una pianificazione alla sovietica, ma molto più sofisticata, molto più intelligente, perché i mezzi tecnici che ha alla sua disposizione potrebbero per consentire all'economia di andare, e alla società, di andare molto meglio. Sarebbe la fine del lavoro in questo caso, significherebbe la fine dell'alienazione per la gente. Un'utopia che Keynes aveva descritto quando ha scritto le perspettive economiche per Our
per i nostri nipoti, per i nostri nipoti. E questo è un, in un certo senso, un modo della fine del capitalismo. Ma non ci credo, per le ragioni che ho detto già, che si può modificare la lingua, si può modificare la potenza dei gruppi di pressione per permanere la popolazione sotto dominazione. Allora, che troveremmo? Troveremmo forse, se andiamo oltre, un sistema violente, un sistema di guerra che durerebbe qualche secoli, ma sarebbe la fine del capitalismo? Neanche questo non posso dirlo. Grazie professore, io passo la parola al professor Boldizzoni che se vuole anche rispondere al collega, insomma c'è libertà, abbiamo molto tempo, c'è libertà, quindi a lei la parola. Non la sentiamo, mi sa che è mutato, ok, ora la sentiamo. Sarò estremamente sintetico, dicevo, anche perché ho idee abbastanza precise al riguardo, a patto che mi ricordi bene la sua domanda. Posso rifare, non c'è problema, posso fare un riassunto. Sì, se non ricordo male erano i margini di un intervento, diciamo, nel sistema per modificarlo, no? Esatto, un margine di intervento umano che possa passare o dai singoli o un intervento politico, che poi chiaramente sì, è sempre determinato dai singoli. Europea. Sì, no, allora avevo capito bene. Dunque, terrei distinto il discorso in astratto dal discorso particolare che riguarda l'Unione Europea o, per meglio dire, l'Eurozona. No. E discorso astratto, in astratto, certo, il capitalismo è stato ed è tante cose. Tra queste cose ci sono state e ci sono varietà del capitalismo che contemplano un elevato grado di intervento pubblico nell'economia. Facevo prima il discorso della Norvegia, ma ci sono, se guardate anche la Danimarca nel suo piccolo, insomma, sta andando un pochino in quella direzione lì, ma le economie miste europee, dell'Europa occidentale, nel dopoguerra erano miste, appunto perché non è che lasciassero il mercato sregolato. Quindi certo, di margini per l'intervento in generale ce ne sono, e dirò una cosa in più, dirò che a un certo punto sarà inevitabile che aumenti l'intervento pubblico nel sistema, perché se il neoliberismo sta fallendo, no? Sta seminando ovunque distruzione, ci sono segni di isteria sociale. Quello che osserviamo oggi
questo intervento dello Stato? Sì. Dice adesso? No, dico che insomma dipende un po', per adesso possiamo assistere a qualche timido segnale, al più, no? Gli stimulus packages e queste cose qua. Io vedo, diciamo, soprattutto qui dalle nostre parti dei tentativi di conservazione del regime esistente, dei tentativi anche abbastanza patetici e disperati, come quello di Macron in Francia o come quello dell'attuale governo italiano, insomma, più che degli esperimenti innovativi. Però dico, prima o poi qui bisognerà fare i conti con questi bisogni sociali repressi da 30-40 anni, e siccome la pentola a pressione non può esplodere, perché la storia ci insegna che i sistemi sociali prima o poi trovano una loro ricomposizione. Leggiamo Polanyi, e Polanyi l'aveva visto molto bene, no? Quando descriveva la crisi del sistema liberale. Poi non è detto che questa ricomposizione sia necessariamente pacifica, perché negli anni 30 è passata per il fascismo e non è andata necessariamente verso sinistra. Ma certo, l'unico modo di uscirne è con l'intervento pubblico, e questo intervento pubblico prima o poi dovrà crescere in una certa misura. E l'Europa, l'Eurozona, è un caso particolare, ahimè, perché ha una costituzione economica estremamente rigida, che è il prodotto, diciamo, nel migliore dei casi di una mentalità ordoliberista, e nel peggiore di un'utopia hayekiana, no? Quindi è chiaro che l'austerity è iscritta nel codice genetico dell'Eurozona. Adesso ci si illude, no, che i vari Next Generation EU, Recovery Plan, eccetera, siano pasti gratis, ma qui di pasti gratis non ce ne sono, cioè prima o poi la si pagherà con lo structural adjustment. E quindi per, diciamo, uscire, per uscire da questo circolo vizioso, ovviamente bisognerebbe forzare il sistema, bisognerebbe riscrivere i trattati. Cioè, questo credo sia l'unico modo, rifare l'Europa. Cioè, poi, uscendo un attimino da questo nostro contesto europeo, c'è un altro discorso da fare, no? C'è chi è scettico sulle, diciamo, possibilità di intervento dei singoli stati, ossia degli stati-nazioni. Oggi anche nel fronte di cui faccio parte, no? Cioè di quelli che chiedono più intervento pubblico, cioè in questo fronte ci sono sostanzialmente due posizioni, no? C'è la posizione di chi pensa che lo Stato-nazione sia un relitto del Novecento e invoca una sorta di keynesismo globale un giacobinismo globale, se pensate a Piketty e alle sue idee su tasse sulla ricchezza globali, parlamenti globali che le amministrino, eccetera, eccetera. E per carità, io rispetto queste posizioni, ma mi paiono abbastanza utopiche.
Io credo che con tutti i suoi limiti lo Stato nazionale sia ancora l'unica arena in cui questo tipo di riforma del capitalismo può avere luogo. Con la complicazione che gli stati europei sono stati a sovranità limitata e quindi siamo un po' intrappolati in questa situazione finché non si decide che fare del progetto europeo. Ma prima o poi credo sarà un discorso ineludibile. Ora io non lo so come andranno le prossime elezioni in Francia, per esempio, se Macron la spunterà un'altra volta, o se se così non dovesse essere, a Bruxelles verrebbe mandato un segnale molto molto pesante, e lo stesso potrebbe avvenire in altri paesi. Quindi diciamo la partita è aperta anche per l'Europa, per quanto nel breve periodo io non sia affatto ottimista. Cioè quello che ci aspetta secondo me è un po' è una situazione di grande instabilità, mosse da una parte e contromosse di reazione dall'altra, che cercano un po' di chiudere il recinto mentre i buoi stanno fuggendo, no? Come per riprendere un'antica metafora della tradizione contadina. Beh, non so se il professor Fitoussi vuole rispondere, e in caso negativo manderei le domande del pubblico, che ne abbiamo qualcuna interessante. No, non la sentiamo. Un problema che mi sono sempre posto è perché gli Stati-nazioni accettano di non avere più sovranità e perché accettano di perdere le elezioni, perché la popolazione si accorge che non hanno più sovranità e che non possono più fare molto per le popolazioni. E quello che sta succedendo, per esempio in Francia, e per la prima volta c'è la possibilità che Le Pen vince le elezioni. Dunque un regime che non sarà più il capitalismo, forse che somiglierà più al nazional socialismo, ma credo che questo è una domanda importante. Sono sicuro che il gioco che in Europa è un gioco dove i giocatori mancano di coraggio per cambiare le cose. Ecco quello che volevo dire. Andiamo verso il pubblico. Andiamo verso il pubblico, aspettiamo che il nostro demiurgo ci mandi le domande in sovrimpressione. Allora, la prima domanda di Youssef Amaroui: il capitalismo ha necessariamente bisogno delle diseguaglianze sociali per funzionare. Concorda con questa affermazione? Non c'è il destinatario, quindi se volete rispondere
entrambi a turno o se qualcuno... Io ci credo. E la sua architettura è un'architettura di disuguaglianza. Dunque non immagino un capitalismo che potrebbe andare in un modo convivere con l'uguaglianza. Ma è una questione di grado, eh? Professor Boldizzoni, se... Sì, penso che... Se ha... sì, adesso mi sento. penso che la cosa importante siano quelle ultime parole che diceva il collega, non è una questione di grado. Sì, il capitalismo è un sistema che è strutturalmente inegalitario per le ragioni, è geneticamente inegalitario per le ragioni di cui dicevamo, ma tanti altri sistemi sono inegalitari, no? Anche l'India tradizionale, pensate alla società tradizionale indiana con le sue caste, uno dei sistemi più inegalitari che siano mai esistiti, no? Però, ci sono, quindi penso che questa dimensione del conflitto che caratterizza il capitalismo sia una dimensione ineliminabile, cioè anche quando il conflitto è stato tenuto a bada, tornavamo al periodo del dopoguerra, no? il compromesso sociale, i sindacati, la contrattazione collettiva, lo Stato che fa da paciere, no? Queste cose qui. E sì, ha funzionato finché la torta da dividere cresceva, e cresceva in fretta, no? Cresceva al ritmo del 5, 6, 7% all'anno in termini di punti PIL, no? E poi, quando è cominciata la stagflazione, la crescita rallentata, eccetera, è chiaro che si è scatenato il conflitto, è tornato il conflitto che sembrava archiviato per sempre. Quindi è una dimensione vera, un po' ineliminabile. E però la dimensione del conflitto, della disuguaglianza che fa parte del capitalismo può, e anzi, permettetemi, deve essere tenuta sotto controllo. E tradizionalmente gli stati hanno dimostrato di avere i mezzi per farlo, no? La politica fiscale è un mezzo, è uno dei mezzi principe, no? Lo stato sociale pure, no? Quindi non mettiamo limiti alle possibilità storiche, no? E c'è già stato un capitalismo molto, molto più egalitario di quello che c'è adesso, no? E non è che il capitalismo debba essere per forza sinonimo di neoliberismo, ecco, bisogna un po' guardare oltre la congiuntura storica. Grazie mille. Abbiamo ancora almeno un paio di domande. Abbiamo Stella Bellini che chiede. Professor Fitoussi, tutto bene? Ci sente? Sì. Ok. No, non avevo più batterie. È la ragione perché ho
Perfetto. Allora leggo la domanda. Pensare a carbon tax e sistemi analoghi può essere un'evoluzione per poter mitigare gli effetti negativi ambientali e sociali del neoliberismo? È corretto pensare e indirizzarsi verso un Green New Deal? Mi rendo conto che siano questioni importantissime poste in modo molto elementare, ma mi piacerebbe ricevere un vostro commento in merito. E la seconda domanda che vi pongo, così ne raccogliamo un paio, è di Jacopo Maria Magurno, che chiede: l'ascesa della finanza e di un'economia sempre più finanziarizzata mette in crisi la concettualizzazione classica del capitalismo? È corretto dire che la logica fondamentale del capitalismo sia cambiata, così come i luoghi di contestazione? So se vuole iniziare il professor Fitussi, come abbiamo, sì, abbiamo tenuto l'ordine. Per la prima domanda, che è quella del carbon tax. Esatto. Io credo che c'è un conflitto immanente alla questione ambientale, e che risolvere la questione ambientale costa, ma costa soprattutto per i più poveri. Guardiamo quello che è successo in Francia con le Gilets jaunes. È tutto partito di un aumento della benzina, del prezzo della benzina, per creare un carbon tax. E i governi non si sono accorti che se aumentano il prezzo del petrolio, la gente che ne ha bisogno per vivere, non avrebbe più la possibilità di prendere la sua macchina così spesso che prima, e dunque che aveva un effetto di precarizzazione molto forte sulla gente. Allora si può pensare a un vero progetto ecologico, ma a condizione che si trova una soluzione a questo problema di ridistribuzione o di distribuzione, perché l'ecologia è una cosa a lungo termine. Se io non so di che domani sarà fatto, sono nella più grande precarietà, non mi interessa all'ecologia. Se sono ricco, sì, ma se non lo sono, non mi interessa da tutto. Dunque, è una questione molto difficile. Vorrei che nostre società evitano il più possibile di fare della natura un bene di lusso, di cui possono godere che quelli che sono già fortunati. La seconda questione sulla finanza è più complessa, perché direi che la finanza dovrebbe essere un mezzo al servizio dell'economia reale. E non è più così. Quello che stiamo osservando è il contrario. L'economia reale al servizio della finanza. E la finanza che tira delle rendite enormi dell'economia reale. E qui anche il capitalismo cambia natura, ma mette in gioco la sua sopravvivenza
a lungo termine. Dunque, credo che bisogna pensare a cambiare le regole, e questo si fa, si può fare del funzionamento della sfera finanziaria. Ecco le mie risposte. Grazie professore, rimbalzo al professor Boldizzoni. Green New Deal sono tutte formule vaporose ma anche estremamente vaghe. Bisogna capire appunto che cosa c'è dentro, no? Io francamente mi accontenterei di un New Deal, per quanto sia certamente ambientalista e la questione ambientale necessiti di essere affrontata in separata sede. È chiaro che se le politiche green vanno a scatenare dei nuovi conflitti distributivi, no, andiamo nella direzione sbagliata. Ma forse c'è un modo per diciamo salvare capre e cavoli. Ecco, ricordava Fitoussi come il governo Macron e di lì sono venuti fuori i Gilets jaunes, eccetera, e come il governo Macron pensato di fare la carbon tax che è andata poi a detrimento dei lavoratori, sostanzialmente della provincia, no? Allora, perché non al posto di far pagare le esternalità negative a queste persone che già faticano a mettere insieme il pranzo con la cena, perché invece non tassare i ricchi e usare questo gettito per finanziare l'acquisto di auto elettriche? Insomma, perché lo Stato non usa il suo gettito per dotare i cittadini, ovviamente i cittadini che appartengono alle fasce reddituali più basse, con certe caratteristiche, no? E per permettere loro di rinnovare il proprio parco macchine. No, quindi è chiaro, è una questione di volontà politica. Si tratta di capire se vuoi prendere i soldi mettendo le mani nelle tasche della povera gente o se invece vuoi chiedere un contributo a chi invece di problemi economici non ne ha. Quanto alla seconda domanda, quella sulla finanza, no, non credo che questa finanziarizzazione dell'economia abbia cambiato la natura del capitalismo. In fondo, e qui torniamo purtroppo sempre a Marx, che si rivela una miniera quando si tratta di capire il funzionamento del sistema. Poi, vabbè, possiamo dissentire da lui sulla prognosi e sulle implicazioni, però diciamo. Di capitalismo evidentemente se ne intendeva che aveva passato parecchio tempo a studiarlo. E Marx ti fa vedere quelle due forme di circolazione, no? Denaro, merce, denaro, e poi invece la forma di circolazione breve, denaro, che invece genera più denaro senza l'intermediazione della merce.
E questo che cos'è se non il capitalismo finanziario? Cioè, è, diciamo, un caso particolare. Chiaramente dovremmo adattare la nostra definizione sostituendo ai mezzi di produzione, all'espressione mezzi di produzione, mezzi di accumulazione finanziaria, no? La proprietà delle macchine diventa proprietà degli asset, o il controllo delle macchine diventa il controllo degli asset, però appunto, certo, ha delle peculiarità questa fase che stiamo vivendo, e certamente diciamo è un tipo di capitalismo, il capitalismo finanziarizzato, che è più ribelle ai tentativi di tenerlo sotto controllo, no? Perché torniamo ancora una volta al problema delle regole del gioco, come funziona il sistema finanziario globale, i regimi di cambio flessibili, la liberalizzazione finanziaria che ha avuto luogo dagli anni 70 in poi, trend cui Uruguay Round eccetera hanno impresso una ulteriore accelerazione negli anni 90. Quindi ci ritroviamo con capitali che tu non riesci a tassare in un paese perché finiscono alle Cayman, e chi va a rincorrerli? Cioè, quindi diciamo questo regime di iperfinanziarizzazione, di liberalizzazione dei flussi finanziari, dei movimenti di capitale, mette a repentaglio, certamente, questo sì, la sovranità statale, perché priva di fatto i governi di uno strumento fondamentale di politica economica, che è lo strumento fiscale, no? È una leva amputata, quindi certo. Ma torniamo al problema di chi fissa le regole del gioco. Può anche darsi che in un mondo di domani con una diversa egemonia politica le regole del gioco cambino anche, insomma, si vedrà. Un'ultima rimarca, se posso. Certo, certo, dire, prego. Che, essendo un'astrazione, il capitalismo finanziario non conosce limite in termini di disuguaglianza, e la sua sopravvivenza dipende di questo. Se la disuguaglianza cresce a un limite che già vediamo nel capitalismo finanziario, e che se supera questo livello di disuguaglianza rende il sistema totalmente instabile. Ecco. Grazie, e chiederei se avete ancora tempo per una domanda a testa telegrafica, altrimenti chiudiamo. È un po' tardi. È un po' tardi? Va bene, sì, abbiamo anche iniziato tardi per problemi tecnici. E allora vi ringrazio molto professor Fitoussi e professor Boldizzoni per questa serata, e ne approfitto per ricordare le prossime due iniziative brevemente, che sono Soggettività e Globalizzazione questo giovedì 18 marzo alle ore 19 e Pensare l'economia, pensare la storia venerdì 19 marzo sempre alle 19. E grazie ancora e buona serata. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci e spero alla prossima.